Ecco, onorevole, a che cosa imputa quell'esito elettorale e come vede anche il futuro dell'Italia con questo governo così particolare, è stato chiamato giallo-verde? Ma direi intanto che non si può ignorare che il voto italiano in realtà replica voti analoghi che prima ci sono stati in molti altri paesi, dalla vittoria di Trump in America, alla Brexit in Inghilterra, al successo di forze antisistemiche, populiste anche in altri paesi europei. Quali sono le ragioni? Beh, la prima ragione è certamente che 10 anni di crisi economica che abbiamo alle spalle, che stiamo lentamente superando, hanno prodotto molte ferite sociali e una parte dei cittadini, coloro che sono stati colpiti dalla crisi, non si sono sentiti probabilmente sufficientemente protetti. E quindi un voto che esprime una domanda di protezione insoddisfatta, no? Così come sappiamo come da anni c'è un rapporto difficile più generale tra i cittadini e la politica, c'è quella che io chiamo una frattura democratica e c'è un atteggiamento molto critico nei confronti dei partiti e delle culture politiche tradizionali. In questo voto in Italia non ha perso solo il PD, ha perso anche, che ne so, Berlusconi e Forza Italia. In Germania non ha perso solo voti la socialdemocrazia, li ha persi anche la Merkel. Cioè le culture politiche tradizionali storiche sono state tutte penalizzate a favore di un voto, diciamo, di generico cambiamento. E poi hanno pesato certamente alcuni temi molto particolari. L'immigrazione ha avuto certamente un peso. È un fenomeno l'immigrazione che suscita sempre paura, inquietudine, ansia e si è tradotta nel voto. La sicurezza è un'altra questione che ci sono molti cittadini che avvertono o si sentono meno sicuri e questo ha pesato. E naturalmente noi abbiamo bisogno di fare i conti con tutto questo perché per recuperare fiducia abbiamo bisogno di partire dalle ragioni della sconfitta. E adesso questo governo come lo vede, come lo legge? Diciamo, lo farà governare davvero? Ma diciamo il governo certamente credo si farà perché ormai siamo alle ultime battute. Io sono come molti un po' inquieto perché temo che sia un governo che deluderà molto, nel senso che sia 5 Stelle sia la Lega hanno conquistato voti promettendo cose che hanno un grado di praticabilità, di realizzabilità molto modesto. Rischia di prodursi un'enorme divaricazione tra le aspettative e quello che poi i cittadini vedranno realizzato. E questa è una prima ragione. La seconda ragione è che penso che questo sia un governo che rischia di metterci ai margini in Europa, ai margini nella scena internazionale, nel momento in cui nel mondo accadono tante cose che richiederebbero un governo forte, capace di far sentire la propria voce. Quindi, da un lato, un governo che rischia di approfondire la crisi di rapporto tra cittadini e politica perché ha raccolto una grande speranza a cui non credo che sarà in grado di dare soddisfazione e dall'altro un governo che rischia di metterci ai margini del paese, dell'Europa e del mondo, quindi due ragioni di inquietudine, poi naturalmente vedremo e valuteremo sulla base dei fatti.